La fortezza del Volterraio e il terreno circostante, inseriti in un contesto naturalistico e paesaggistico di rara bellezza, sono diventati proprietà dell'ente parco nel 1999. Il manufatto si trovava in stato di forte degrado e necessitava di un restauro conservativo per la messa in sicurezza. Tuttavia, solo nel 2013 sono stati stanziati i finanziamenti per dare avvio ai lavori di restauro sia della rocca che del percorso di accesso, interventi che ne hanno consentito la definitiva riapertura al pubblico nel 2017. L'opera di restauro è durata circa 2 anni e ha previsto il consolidamento delle mura e di alcuni elementi architettonici, tra i quali l'ingresso originale, il camminamento di ronda perimetrale, l'accesso della torre, ora raggiungibile con passerella di legno, e il recupero della cappella interna. L'antico sentiero di accesso alla fortezza, lungo il quale si incontra la piccola chiesa di San Leonardo, è stato completamente restaurato e ne è stata migliorata la percorribilità con l'introduzione di scalini di legno, vista la forte pendenza. Ora la struttura è di nuovo agibile e in sicurezza. Il tratto di ascesa finale è stato reso più sicuro e accessibile con il posizionamento di passamano nei punti più impervi e panchine per una breve sosta all'ombra. L'ente parco organizza le escursioni a piedi e la visita guidata del Volterraio in tutte le stagioni, con trasporto collettivo da Portoferraio. Le prenotazioni sono effettuate presso l'Info Park in zona portuale. Il parco si è impegnato per riaprire al pubblico il Volterraio non solo perché è un importante bene storico e culturale da preservare, ma un vero e proprio luogo magico nell'arcipelago toscano. Ce lo conferma anche Jean Racheli nel suo testo Le isole del ferro. Dovunque vi troviate, nella zona centro-orientale dell'Elba, il Volterraio vi appare, fosco tra le nuvole, misterioso sotto il sole, maschio e solitario come un guerriero che attenda sempre, da sempre e per sempre nella sua armatura di roccia, la chiamata a strenue difese. Non è soltanto bello il Volterraio, è fascinoso, arcano, potente. È lui il vero simbolo dell'Elba.